19 marzo, eccoci qui per un altro video di importanza capitale, perché tutte le persone con un minimo di cervello sanno che oggi è il giorno che esce Mass Effect Andromeda. In realtà domani, in realtà dopodomani, a seconda di quanto avete pagato Electronic Arts, se potete pagare in anticipo, a rate, mutuo, con assegno circolare. Però in definitiva alcuni di noi hanno già avuto modo di metterci le mani sopra facendoci 10 ore di prova e poi qualcos'altro, chi l'ha manicato è entrato una beta, un'alfa, insomma in definitiva tutte le persone normali da stanotte, domani, dopodomani dovrebbero essere in grado di giocare. Mass Effect Andromeda, che cos'è Mass Effect Andromeda? Mass Effect Andromeda è il quarto capitolo della saga di Mass Effect, che è una delle saghe dei videogiochi più belle mai fatte nella storia dei videogiochi. Lo sapete che io sono uno che gli piacciono i giochi vecchi, quindi per parlare così artamente di un gioco di una serie recente, soprattutto che debuttò su Xbox, cioè Xbox, una console de merda totale, capito? Non serve un cazzo, che replica Microsoft Windows e quindi dice se c'ho Windows gioco su Windows, ma che cazzo mi frega dell'Xbox che c'ha i pixel più bassi, c'ha la risoluzione più bassa, c'ha un controller di una chiavica. Vabbè. Comunque, Mass Effect uscì nel 2008 e poi hanno fatto il 2 e il 3 e brevemente per ricostruire una saga di fantascienza, una trilogia eccezionale con personaggi, potete scegliere voi se essere uomo o donna, potete incrociare i vostri cammini con un sacco di personaggi, potete lasciare morire e vivere, potete anche intrescarvi con alcuni di loro, non ci sono problemi di igiene e tutto il resto. Mass Effect ha raggiunto il terzo capitolo nel 2012 e con un finale che ha lasciato molte persone un po' deluse, stronzate, ok? Finale sì, aveva delle cose discutibili, ma in definitiva è una saga eccezionale. E per se vi capita qualcuno o qualcuna che vi dice nah, Mass Effect è merda, io poi ci ho giocato il finale nella chiave, voi potete o dare una capocciata proprio così, de corpo, diretta, però se invece come me e optate per le vie non violente, potete dire: ah, c'avevo un cazzo! Cioè, tu non capisci un beato cazzo di niente di videogiochi e di molte altre cose. Non capisci un cazzo di cinema, non capisci un cazzo di letteratura, insomma, in definitiva non capisci un cazzo. Io potete dire chiaramente. E se c'hanno dei dubbi, gli mandate, gli dite: no, guarda, io lo so per certo, è ufficiale perché c'è un video che lo spiega e dice anche il video che se non mi è piaciuto Mass Effect sono una testa di cazzo. E gli mandate questo video dove io gli spiego inizio della versione ufficiale. Non ti è piaciuto Mass Effect? Non capisci un cazzo. Fine. Ecco, io potrei mandare semplicemente questo pezzo. Mass Effect Andromeda è il quarto capitolo. E ci sono dei problemi perché, essendosi la trilogia conclusa, non sapevano bene come fare. Non potevano fare Mass Effect 4. Allora hanno deciso di fare questo nuovo episodio che si svolge in una galassia, su un'altra galassia, che non è la Via Lattea, la nostra, ma è la galassia di Andromeda, la galassia vicina. E con le solite stronzate da fantascienza si può andare in una galassia vicina, a parte che già non si può andare da pianeta, da sistema solare a sistema solare, però qui si può. E loro decidono di esplorare la galassia vicina. Per fortuna, con un minimo di una parvenza di realismo, si rendono conto pure loro che insomma ci vuole un po' per arrivarci. Quindi Mass Effect Andromeda svolge 600 anni nel futuro. E in questi 600 anni nel futuro voi siete su una delle navi, delle arche che devono colonizzare questa nuova galassia. E è una quella degli umani, c'è cioè l'arca dei Turian, l'arca dei Salari, e ce n'è un'altra ancora. Vabbè, comunque in definitiva ci sono queste mega astronavi con 20.000 persone, per arrivare là e dovete esplorare questi pianeti e colonizzarli. È figo perché per la prima volta si va davvero all'esplorazione di mondi nuovi, mentre in Mass Effect si ipotizzava che la galassia conosciuta era ormai ampiamente mappata e come dire, colonizzata dalle varie razze, specie della nostra galassia. Qui invece è tutto completamente nuovo. Quindi c'è questo spirito di scoperta tipico un po' dei vecchi Star Trek, piano quinquennale, tutte queste cose qua. Per cui la premessa è molto figa, nonostante ci sia il problema che Mass Effect si basa sui personaggi, come Dragon Age, quindi tutto è sul fatto che tu c'hai le persone con cui familiarizzare, i personaggi con cui familiarizzare. Qui c'è un cazzo, qui è tutto nuovo, sì, ci sono dei riferimenti al passato, sicuramente ne usciranno altri, ma per ora non c'è niente di tutto questo. E quindi, insomma, per loro era abbastanza difficile dover ricominciare da capo. Tuttavia, io credo che, date le premesse e data la qualità dei lavori di BioWare in precedenza, ci sia da ben sperare. Cosa ho visto io e cosa vi posso dire delle prime ore di gioco che ho ovviamente spolpato a fondo?
Alti e bassi, devo essere onesto, io sono uno di quelli che, se già non era chiaro, ama la serie di Mass Effect, ha imparato a amare i titoli BioWare nonostante ci siano delle critiche e delle ragionevolissime da faglie. Mass Effect Andromeda per adesso alti e bassi, e insomma gli arti sono ovviamente la grande qualità, l'atmosfera, la loro capacità di creare universi e personaggi credibili. La grafica, vabbè, è sempre di ottima qualità. Però, siamo nel 2017. Se si mette di fianco Mass Effect Andromeda con Mass Effect 3 uscito 5 anni fa, ecco che le differenze non sono così evidenti, non saltano all'occhio. E insomma, non è che il gioco sia brutto, anzi, è bellissimo. Però è impossibile non sentire bisogno di qualcosa di più. Anzi, su alcune cose forse si è fatto qualche passo indietro, ci sono delle voci che qualcuno del team di sviluppo è stato cambiato, però ecco, le animazioni non sono, le animazioni facciali sembra che non siano all'altezza del 3. Io vorrei rigiocare il 3 a questo punto solo per ricordarmelo. Posso dire per esempio che non sono all'altezza di Dragon Age 3, che è uscito solo 3 anni fa, quindi un po' di amaro in bocca per un titolo che te sfora 60 euro e che è appena uscito. Lì per lì ce l'hai, no? E stesso dicasi per l'interfaccia. L'interfaccia è un grosso passo indietro, ma non rispetto a Mass Effect, rispetto a tutto. L'interfaccia è una merda, cioè l'interfaccia c'ha anche il font è sbagliato, il font è un font del cazzo, ti appaiono queste cosine in, sulla sinistra, no? Quando sblocchi il codex, punti esperienza, con un font che pare non Commodore 64, perché già quello sarebbe un carisma, che invece questo font non ha, è proprio font, vabbè, questo lo mettiamo, poco cambiamo, intanto hanno lasciato, e quindi... Però non mi voglio soffermare sul font, perché il gioco è ben oltre il font, quindi sì, la grafica dice, ma fighissimo, poi rimane un po' così, il font, l'interfaccia fa un po' ride, insomma, la mappa, quando richiama la mappa, per uscire dalla mappa devo fare due volte S, mando cazzo sta scritto, a parte che se richiama la mappa faccio M mappa, M esci dalla mappa, o M mappa, esc, torna al gioco, no M mappa, esc per tornare al menu che mi dice vuoi entrare nella mappa, ma che cazzo stai a dire, sono entrato nella mappa direttamente, mi mandi a un menu che avevo saltato per entrare nella mappa per dirmi che voglio uscire dalla mappa, cioè porco diccio, io dico, ma un lavoro c'hai nella vita che fa l'interfaccia, porcaccio il cazzo, quanto ci vorrà? Io faccio il guidatore, Cristo del... Non è che dicono, beh, oggi gli vai a prendere questa persona a Chamonix Road. Aspetta, ma come vai a prendere? Cioè, in che senso? La devo prendere e mettere sul furgone? O la prendo per il bavero e la trascino? Porco dici, fai il guidatore, ora hai capito? Ma quindi tu cazzo di fare interfacce? Non me vai ancora nel 2016? Ma perché mi devo incazzare? Perché ci sto ripensando alla mia sessione di 10 ore di gioco Mass Effect Andromeda e passare 3 ore a cercare di capire dove cazzo hai messo le quest, dove cazzo sta la mappa, dove cazzo sta il quest marker, dove cazzo hai messo gli oggetti che ho raccolto quando aprivo sti cazzo di contenitori che contengono 10.000 cose con dei nomi del cazzo e non c'hanno un'icona, un disegnino, non c'è niente. Insomma, vabbè, comunque avrete capito. Ci sono delle cose dell'interfaccia che non mi sono piaciute. Mentre la trama è abbastanza affascinante, anche se BioWare ha la sua forza nei personaggi. Per la prima volta ho avuto un po' la percezione che questi personaggi fossero l'ennesimo rifacimento del coattume tipico del cinema americano e delle serie TV, che sono sempre stati il loro punto di forza, perché il bello di Mass Effect è che è una serie TV, non di qualità eccelsa, ma è un'ottima serie TV. Se vedessi queste cose in TV direi, sì, tipo Dark Matter, tipo Killjoys, no? Niente, non è tipo Galactica o tipo The Expanse, cioè è una serie di serie B. Però in un videogioco è da paura. Ecco, per la prima volta ho sentito che stiamo scalando verso la serie C, o comunque il trito e ritrito, capito? Quindi i personaggi, ma tu Ryder non mi convinci ancora troppo, anche se il carattere un po' lo decidi tu in base alle scelte che fai. Cora, per ora, ma... il tuo amico, quello con cui cadi sul pianeta e che ti dà una mano all'inizio, anche lui... Buh. E poi gli altri che incontri, il capitano, insomma tutto un po' scatolato, scatola dei fagioli, scatola Simmental, ecco, tipo carne Simmental dei personaggi dei videogiochi, per ora. Sono sicuro che Mass Effect Andromeda, andando avanti, ci avrà quell'effetto per cui la storia da calappia e i personaggi diventano familiari, di affezioni, di innamori. Già ho visto un personaggio che, pur essendo assolutamente trito e ritrito,
porta un po' di minimo de verve a sto cadaverificio che è l'inizio del gioco. Però è innegabile che l'inizio, dopo la sorpresa e la potenza di Mass Effect 1, l'incredibile inizio di Mass Effect 2, che è roba da storia del cinema giochi, dei video dei cinema giochi, da cinema web. E la potenza della conclusione epica di Mass Effect 3, sto Mass Effect Andromeda, se non fosse che stai per andare sui pianeti e tutto, lascia un po' così. Poi arrivi sul primo pianeta e c'hai una strana sensazione di déjà vu. Se hai giocato No Man's Land ti renderai conto che sei praticamente nella versione super advanced graficamente e con storia di No Man's Land. È un bene, è un male, questo lo lascio decidere a voi. Io per ora canno qua, vi saluto e vi dico che Mass Effect Andromeda ovviamente merita di essere comprato, va giocato, va finito, non me rompete il cazzo, ma no, l'ho lasciato lì, finiteli sti giochi, comprateli, finiteli, spendete 60 euro, finiteli, però non sono ancora sicuro che sia all'altezza della trilogia, e in fondo il problema è sempre quello, quando fai una trilogia, crei una sacra trilogia, questa in fondo è a suo modo una sacra trilogia della fantascienza videoludica, Andromeda potrebbe non essere all'altezza. Sappiatemi dire voi, io per ora vi dico compratelo, godetevelo, non è Mass Effect 1, 2, 3, non mi sembra. Bella, raga!